niente di che, stiamo chiedendo soltanto il diritto allo studio dei nostri figli e penso che ormai è finito il tempo di prendere sempre schiaffi, bambini. Anzi, perché inconcepibile ogni qualcosa scendere in piazza o andare davanti al giudice per fare rivalere quei diritti! Io vorrei ringraziare anche Giancarlo Triberio perché quest'estate si è speso lui per facendo riunioni con i presidenti del consiglio scolastico, con l'amministrazione e con i presidi. Giancarlo si è informato con il sottoscritto per quanto riguarda le leggi vigenti in materia scolastica sulla disabilità. Io ho spiegato come stanno le figli di un Dio minore. Figli di un Dio minore, perché così è la nuda e cruda verità. Non gliene importa nessuno dei nostri figli, dei nostri ragazzi. Sono abbandonati. Voi pensate minimamente se un giorno si togliesse il diritto di andare in bagno a un bambino normodotato, cosiddetto normodotato? Esatto. Cosa succederebbe? Sarebbe qua la piazza gremita. Cosa succederebbe? Quindi questi ragazzi, i nostri figli, hanno diritto come gli altri bambini di andare a scuola, di avere un'assistenza igienico personale, di avere qualcuno che riesca a tutelare il diritto allo studio, perché questi ragazzi hanno bisogno di studiare come tutti gli altri ragazzi e sono veramente indignato che in questo comune ci sono persone così insensibili, come anche in altri comuni della provincia di Catania, perché il problema sussiste a livello nazionale, però qui ho capito che c'è un problema anche di regolamento. C'è un problema che si chiedono dei soldi a delle famiglie per un servizio che gli tocca di diritto, quindi questo è, non si può accettare e quindi noi siamo qui a sostegno vostro. Vi saluto e vi abbraccio e vi chiedo per favore. Lunedì saremo a Catania. E lunedì saremo a Catania sotto il comune di Catania, perché a Piazza Università saremo a protestare per lo stesso problema che c'è nella città metropolitana di Catania. Quindi vi chiediamo sostegno e per favore all'amministrazione di interloquire con il nostro coordinamento di Augusta, perché noi siamo persone umane come voi. Grazie. Perché tanto che non c'è niente, l'associazione non è un movimento politico. L'associazione nel modo più assoluto non è un movimento politico. L'associazione è formata da famiglie, da papà come sottoscritto e da altri decine e centinaia di famiglie. Sindaco, buongiorno. No, scusa, sto seguendo direttamente alla regione, insieme al senatore Pisani e all'assessore Spinini, responsabile di questa situazione assolutamente incresciosa. Non ci sono alunni di serie A o di serie B, ci sono dei bambini che hanno dei diritti e in quanto tali vanno assistiti esattamente come gli altri. Però io vorrei dare la parola a Giorgio, che è quello appunto che ha seguito la questione e che vi può spiegare definitivamente qual è il problema. Buongiorno a tutti innanzitutto, per me è ovviamente sempre un piacere essere insieme a voi genitori di persone disabili che hanno diritti, come giustamente state rivendicando, non sono privilegi, sono diritti. Noi all'Assemblea regionale quotidianamente ribadiamo la necessità che il governo regionale metta somme sufficienti a garantire tutti i servizi per l'assistenza ai disabili, ma non sto parlando solo quelli che servono, necessari per l'assistenza agli studenti disabili, ma per tutti quanti. Ma qual è il debito? Ancora il debito, stiamo parlando di soldi di distretto. Conosce, parli della 328. Se la conosce, parli della 328. La 328, l'articolo 14, sì, che non viene applicato, ovviamente. Però non perché non viene applicato in questo comune? Perché non viene applicato in questo comune? E perché a Melilli, Augusta è capofila di distretto, non sta parlando con degli ignoranti. Bene, lo sappiamo che non so che non sta parlando. Non sta parlando con degli ignoranti. Lo so benissimo. Guardi, è inutile che facciamo un dibattito così sulla 328. Facciamo una cosa, sulle somme comunali. Cioè la
all'assessore che è preparata, risponda all'assessore che è preparata, risponda in piazza, dato che nelle sedi opportune non risponde l'assessore. Allora, intanto consigliere, la prego di non cominciare a sbagliare perché... Allora, intanto le devi rispondere se vuole rispondere. Tutti, qua c'è anche il rappresentante dell'associazione con la quale mi sono vista solo 3 giorni fa. Perfetto. Allora, Melilli, il discorso di Melilli è perché Melilli lo sta facendo con fondi comunali. Io sto lavorando, ho trovato una strada, abbiamo avuto un comitato dei sindaci lunedì e mi è stato detto ti prego comunicami subito se trovi soldi così risparmi i soldi dal mio bilancio che praticamente mi servono. Lo sapete da giugno che c'è il problema, lo sapete da giugno, lo sapete da giugno. Allora ogni anno abbiamo garantito il servizio con i soldi della 328, quest'anno la regione non ci ha dato questi soldi e non abbiamo avuto questa possibilità. Quanto? 3 ore a settimana? Ma quelli lo fanno i Melilli 3 ore settimanali, sono uguali, identici, sono il assicuro che fa 3 ore come noi, i soldi ogni volta si dividono sulla scorta della percentuale, noi facciamo di più praticamente, non lo possiamo fare perché abbiamo in proporzione più numero ovviamente di ragazzi. Comunque, gli stavo dicendo che noi abbiamo praticamente un ufficio battuto. Ma ce la smetta! Scusatemi. Volevo dire che... Vogliamo chiacchiere, vogliamo la soluzione. No, non c'è niente, non c'è niente. Ti chiedo scusa, vorrei chiudere dicendo che lunedì ci siamo detti che stiamo percorrendo la strada e mi avrebbero dato la risposta lunedì mattina. L'ASACOM in ogni caso lo facciamo partire perché comunque è un servizio che il Comune deve garantire. Quando? Assessore? Finanziario. Assessore quando? Abbiamo fatto quando, assessore? Stiamo cercando di farlo. Assessore, lo sapete da gennaio, non è il problema, stiamo partendo, lo sapete da gennaio. Consigliere, faccia una cosa, domani mattina vado in ufficio, si vada a sedere là. Sì, già mi sono seduto perché lei viene 2 volte a settimana, lei viene 2 volte a settimana a lavorare, deve venire tutti i giorni. Oggi non vogliamo politica. L'aspetto politico di questa vicenda e mi auguro che la presenza del consigliere Trimberi, del consigliere Tribulato, non sia politica. Sindaco, basta con le stronzate, se la smetta con le stronzate, non c'è nulla di politico, perché lo sa le... Avete ricominciato con la solita solfa, il dissesto non è un problema di chi lo dichiara, è un problema di chi l'ha creato. A posto, si è sfogata anche oggi, si è sfogata, qua vogliono soluzioni le famiglie, non ce ne frega niente, lei ha la responsabilità di amministrare. Lo so, ha ragione. Detto questo, ripeto, sappiamo benissimo che il problema c'è stato posto. Sai cos'è il problema? Allora, il Comune deve garantire per mezzo l'ASACOM, io questa cosa non ho capito, la prego, a me non sembra utile indicare se fare cacciare, fare esposizione, se non ci interessa, che erano loro. Questo taglio per il quale avrebbero dovuto darci il 10% di un trasferimento regionale che per il comune di Augusta è di 2 milioni di euro e quindi fa 200.000 euro, quest'anno ci hanno dato 4.000 euro, la regione ci ha dato 4.000 euro. Noi stiamo facendo i salti mortali con fondi nostri, nonostante il dissesto, con fondi nostri, con quelli dell'Europa, con il tentativo di rimaneggiare spero di zona, ma qui quelli devono andare a protestare, io sono prima di voi, davanti a voi e la regione. I problemi hanno un nome e un cognome, e il nome e il cognome in questo caso è la regione. Andiamoci. Noi siamo...
Allora, qua è stato appena detto che i fondi per la programmazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, che i fondi riguardano il servizio nazionale, il comune non li trova perché ci sono stati dei tagli al trasferimento regionale. Non c'entra niente. Quello che voi avete scritto alle scuole, ci sono atti pubblici vostri, oppure prevede lei si deve dimettere perché voi siamo a Catania a protestare contro una giunta che è di un altro colore per la stessa ragione. Non siamo politicizzati, siamo un'associazione, punto e basta. Non siamo i vostri oppositori politici, fatevene una ragione. Bravo, bravo. Il modo che speriamo di rapportarvi con le associazioni, se tu metti ad un'associazione come la nostra che è trasversale, non è, come dire, è apartitica, è di servizio. Dove c'è per esempio De Cireale, per fare un esempio, dove c'è una giunta 5 Stelle, stiamo lavorando in un modo completamente diverso, ok? Perfetto. Infatti i fondi loro li hanno trovati. Allora lei non può dire che tutto diventa una ragione. Lei porti il bilancio comunale, vediamo i capitoli di bilancio che riguardano gli altri settori. La programmazione è vostra. Bravo! Io non posso sapere come è stato per gli altri settori. Dipende da noi, quelli sono fondi. Lei ha capito che 200.000 euro ce li hanno tolti, 200.000 euro, 200.000 euro, non sono l'acciaio, 200.000 euro ci hanno tolti. Perché ce l'hanno tolti? Perché ce l'hanno tolti? Perché ce l'hanno tolti? Perché ce l'hanno tolti? 200.000 euro dal bilancio comunale, ci vengono ammazzati, lei non sa che questo movimento due anni fa, non ha struttura, l'anno scorso era sotto la regione siciliana, esatto. C'eravamo 800 persone, c'eravamo contro la giunta Musumeci, quindi come si può dire che noi siamo problemi? Non è una cosa che lei non ci può fare a noi, la facciano altri, ma non all'associazione 20 novembre. Non sarà stata invitata. Non è andata, sto mettendo la faccia a confrontarmi con voi. Oggi non mi avete invitato, io sono scesa da lì per parlare con voi. Chi parla con la verità non ne ha paura di me. La verità è che la verità è che c'è stato, ci hanno tolto 200.000 euro. La vostra è trovare i fondi, è compito vostro. Certo, siete lì apposta. Certo, quindi se non li trovate non siete in grado. Finisce intanto il presidente della FIESCO, Maurizio Pellegrini.
Avvocato! 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 Si metta più vicino! Abbiamo chiesto e chiediamo a tutte le amministrazioni comunali, oggi ad Augusta, lunedì a Catania, dateci gli strumenti di partecipazione attiva previsti per legge, costituite il tavolo previsto dalla 625, il tavolo tecnico, non l'avete fatto, non c'è il garante per la disabilità, non c'è la consulta. Costituiteci da un istituzionali, sono previsti per legge, assessore, c'è un decreto presidenziale del 625 che impone ai comuni di costituire analogo strumento come quello che c'è la regione, presso l'assessorato alle politiche sociali. Questa cosa l'abbiamo voluta noi, le associazioni che erano sedute in quell'osservatorio per creare questa rete di raccordo tra l'ambiente locale e l'ambiente regionale. Perché non ce lo costituite questi tavoli di confronto e non ci riduciamo poi all'ultimo minuto, all'ultimo secondo? La scuola quando inizia? Inizia, si sa quando inizia. Non è un accidente della vita. Non è un papà che vuole diventare il sindaco.
Posso parlare da senatrice, mamma da luogo dell'associazione? Andate a casa! Non mi occupo assolutamente di politica, quindi non mi permette di giudicare né l'uno né l'altro. Però, come io capisco lei, e penso che la maggior parte di queste persone la capisce come capisce tutto il resto, non siamo stati. Io da mamma lotto da 2 anni in una città dove non ho visto un solo servizio, un solo servizio. Brava! Noi siamo qua oggi perché noi abbiamo il diritto e dobbiamo portare avanti anche le nostre problematiche. Non possono rimanere nascoste. Che allora, sia un suo problema, voi, che sia un, è il vostro problema. È un sacrosanto diritto di essere qui oggi. Un sacrosanto diritto. Io vi sto dicendo, spostiamo tutti, me per prima in fila, l'attenzione a chi ci ha creato il problema e ci dà la disponibilità di risolvere. Come io, come tanti genitori qui presenti, abbiamo sentito ancora discorsi di politica, ragazzi. No, non è politica. Guarda, guardi che non è politica. Questa non è, ma dico, ad attaccare con la richiesta di dimissioni, mi perdoni, diventa politica. Sì. Io vi sto dicendo, sono con voi, spostiamo l'attenzione a chi non ci ha dato le somme. Basta, questo mi stai dicendo. Se me lo diceva 4 mesi fa facevamo una collega. Io glielo ho detto 10 mesi fa. Senti, Soluzione! Vogliamo le risposte oggi! Il tempo è scaduto! I bambini sono a scuola senza andare in bagno! Chiudiamo tutti i bagni delle scuole! Tutti i bambini sono a scuola senza andare in bagno! Chiudiamo i bagni per tutti, infatti! Adesso ci stanno dicendo, se ci stanno dicendo,